Ciao ragazzi, eccomi qua. Perfetto. Ok, non sono riuscito a connettermi con la solita videocamera. Oggi mi dovrò connettere con questa supplementare del Mac. Quindi abbiate pazienza se mi vedete un po' storpio perché quando si riprende dal basso, purtroppo è così. Aspetto un attimino che si connetta qualcuno e poi possiamo partire. Oggi argomento scottante, argomento hot, si parla di nuove restrizioni Facebook 2018. C'è stata la conferenza di Mark Zuckerberg qualche giorno fa e ci sono delle nuove cose, parleremo appunto di questo. Aspettiamo solo che si connetta qualcuno. Intanto, quando arriveranno i primi, per favore, datemi un cenno, si sente, non si sente. Questo non è il nostro solito orario della diretta. Ok. Va bene, ok. Ciao ragazzi, benissimo. Mi dite solo se sente l'audio, io posso partire, ok? Perfetto. Ok, se sentite il dindon, è il mio account Stripe che sta vendendo, quindi non vi preoccupate, sappiate che sono tutti i dindi che mi stanno arrivando, quindi va bene così. Ok, se sentite il dindon. È Stripe che mi dice qualcuno ha lasciato i soldini, va bene? Quindi non vi spaventate, siamo in lancio in questi giorni, quindi è abbastanza normale. Siamo un po' incasinati, ma va bene. Come state voi? Tutto a posto? È un po' che non ci sentiamo, c'è stato sto ponte. Elisabetta sta stirando. Ok, ciao Susi. Vediamo solo qui. Aspettando che parta la mia mail. Perfetto. Ok ragazzi, allora parliamo di oggi non si batte un chiodo, intanto mi bevo il mio tè, ragazzi, stasera me la prendo un po' tranquillo perché tanto tra un po' devo uscire. Ok, Tiziano mi aveva consigliato di andare in bagno. Benissimo, mettete like, date un po' di visibilità, date un po' di boost a questo post. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto a posto? In questi giorni ho lanciato un nuovo corso con Valerio, è andato bene, dai, siamo contenti, abbiamo avuto un buon risultato, ci sono nuovi razzi, tra un po' farò entrare tutti nel gruppo. Intanto oggi parliamo ragazzi di questi cambiamenti. Non so se qualcuno di voi ha avuto il modo di sentire cosa diceva Mark Zuckerberg rispetto a quello che saranno i cambiamenti. I cambiamenti di Facebook, no? Sapete che gli stanno facendo un razzo tanto per questa GDPR, la protezione dei dati, la privacy, eccetera. È una cosa abbastanza normale perché, ragazzi, ve l'ho già detto, secondo voi l'azienda più grande del mondo, ok? Perché è la più grande, con praticamente più liquidità, che controlla tutti i media, in sostanza le persone. Che devono prendere i giornalisti che devono prendere una notizia, cosa fanno, ragazzi? Cioè, vanno prima su Facebook e poi vanno a cercare da altre fonti, quindi o scrivono su altre fonti. Quindi la fonte principale di notizie oggi è Facebook. Le persone attingono da Facebook. Cosa succede? Che ovviamente i governi dicono: attenzione, stanno diventando troppo più potenti di noi, quindi facciamo un qualcosa per cercare di ovviamente avere anche noi il nostro controllo, la nostra parte. Giustamente, voi cosa fareste? Se foste voi a decidere e vedesse che una persona sta prendendo Giuseppe mi fa ridere che dice lui è uno degli indie ieri. Grazie Giuseppe, hai fatto bene, hai purificato l'anima e oggi ti sentirai meglio. Stai già meglio, no? Tra l'altro, quando razzo piove oggi sta piovendo tantissimo anche qua, Giuseppe. Ieri sera io ero in giro per lavoro, ero in giro in scooter per Torino. Non vi dico, ragazzi, sono arrivato a casa che ero praticamente da strizzare da buzzo. Sono arrivato a casa all'1:30 di notte, ero completamente da buttare. Ho fatto una giornata fuori. Comunque. Se voi foste il governo, cosa fareste? È ovvio che vorreste bloccare una potenza come Facebook o comunque averne il controllo o comunque averne la vostra fetta, giusto? Quindi in realtà è ovvio che ci sono tutte queste cose. Adesso, in un post che poi
vi condivido, adesso ve lo leggo magari in inglese o ve lo traduco al volo. Oh, ok, sì, ve lo metto qua. Comunque, in realtà ha annunciato che ci sarà la possibilità di fare clear history, ovvero togliere la possibilità di targetizzare le persone, quindi in realtà fare le targeting e tutto il resto, ovvero tu puoi bloccare e puoi mettere la possibilità che da Facebook non si va avanti, cioè non si riesce a seguirti con retargeting, eccetera, quindi bloccare il pixel, fare tutte queste cose qua. Grande Repo, ciao, ciao. Però pare che Mark Zuckerberg, siccome che ragazzi, Facebook vive di sponsorizzate, se tu vai a bloccargli, se tu vai a rompere i coglioni alle persone che fanno sponsorizzate, ovviamente, e questo non è un vantaggio, ok? La cosa da fare è cercare di tenere l'alta la user experience di Facebook, che è l'obiettivo di sicuramente Zuckerberg, ma dall'altra parte far sì che gli inserzionisti continuino a spendere soldi. Cioè, la macchina funziona così. Voi state bene su Facebook, trovate tutte le informazioni che vi piacciono, però dall'altra parte Facebook campa tramite gli inserzionisti, quindi è una bilancia, un livello che deve essere messo su questo. Quindi in realtà ci sarà la possibilità di segare le gambe a chi fa inserzione, ovvero togliere la possibilità di targetizzare il pubblico, eccetera, il pixel. In sostanza, come funziona adesso? Tu hai noi abbiamo i pixel, ok, che spiano il nostro sito. Se tu vai a visitare un sito, l'esempio della lavatrice di Amazon che ti insegue, no? Tu vai su Amazon, guardi una lavatrice, il giorno dopo, un'ora dopo, un minuto dopo, ti ritrovi la stessa lavatrice su Facebook, ok? Tu adesso avrai la possibilità di bloccare questo. Per le persone potrà essere messa come che figata, libertà, una stronzata, perché non ti serve a niente, perché in realtà te cosa te ne frega di vedere la pubblicità che ti interessa, cioè da stupidi, no? Però le persone sono così, quindi in realtà ci sarà questa funzione, ma Facebook, cioè Mark, ha detto che probabilmente la terrà il più nascosta possibile, ovvero non consiglierà di farlo, giustamente, perché la targetizzazione è la grossa novità dei social network, ovvero il social selling si differenzia da tutte le altre cose perché tu puoi scegliere un target specifico, quindi si parla di social selling per quel motivo là. Tu, potendo selezionare un target specifico, hai la possibilità di inseguirlo anche con retargeting, eccetera. Quindi tu mi hai guardato sul sito tramite il pixel, eccetera. Adesso pare che ci sia la possibilità, per via di sta cazzo di privacy dei miei coglioni, di bloccarla, e però sarà comunque, cercheranno di metterla più dietro possibile. Però oggi volevo parlare di una cosa molto importante, ok? Una cosa importante che fa sempre parte del social selling. Io, quando parlo di social selling, molte persone pensano che sia generare profitto dai social, ovvero fare una vendita diretta dai social network, quindi fare magari la pubblicità con il link diretto. Assolutamente no. Il social selling è tutt'altro, ragazzi. Il social selling non è vendita diretta su Facebook, non è rimanere solo su Facebook. Il punto saldo del mio metodo di insegnare social selling è il flipping, ok? Quindi ricordate, parlo sempre di format educativo, ma di flipping. Questi sono concetti che tanto non trovate da nessuna parte, perché li ho concettualizzati io così, va bene? Non dico che il marketing l'ho inventato io, non ho questa arroganza come qualcuno là fuori che va in giro in Ferrari. Io mi bevo il tè in una tazzina tutta scassata, vado in giro in scooter, sotto la pioggia, non ho il Ferrari, però qualche concetto l'ho estrapolato, quindi diciamo le cose come stanno. Tra l'altro sto per fare un video, ragazzi, che mi farà morire dal ridere, se il buon Luca mi supporta in questi giorni. Comunque, qual è il concetto chiave del social selling? Vediamo, abbiamo detto fare flipping, quindi cos'è importante secondo voi? Cioè, perché devo fare attenzione, soprattutto con tutto quello che sta succedendo adesso? Cioè, il flipping a cosa mi serve? Vediamo se qualcuno è veloce nella risposta. Metto in premio qualcosa, dai. Il contenuto di questo è il premio al primo che mi dice perché devo fare social selling. Forza.
Oggi mi sento bravo e non venderò neanche niente, ragazzi. Sto cambiando, non sono più baffo, non sono più il baffo di una volta. Sto maturando e ho deciso di non vendere più niente in diretta. Non è vero. Però oggi sarò una diretta tranquilla, perché tanto siamo sotto lancio, non posso fare vendita, non posso fare baffo. Roberto Crema non lo posso fare. Intanto leggo un po' di commenti, nessuno me lo dice. Cosa dice Giuseppe? Tu sei di Giaveno, strapiove. Ah, c'è Giaveno, eh? C'è Sandaita, Ponte Pietra, eh? Bene, bene. Sei andato a mangiare da Rosario i funghi? Allora, Tiziano dice far compiere un'azione, ed è giusto, ok? Non è sbagliato, ma secondo voi perché, cioè, questo è il motivo per cui io vi dico di far fare flipping, no? In realtà è lo scopo del marketing in generale, io lo concettualizzo così, far fare un'azione nei miei confronti a un potenziale paziente per farlo diventare, per trasformarlo da perfetto sconosciuto a una persona che mi segue, compra, ricompra e diventa mio fan. Lo sapete, il mantra, no? Compra, ricompra e diventa mio fan. Questo è quello che io ho concettualizzato. Vediamo cosa dice Davide. Ciao Davide, tra l'altro. Non mi saluti mai, tu parti subito in quarta. Mike dice ciao Marco, non ci sentiamo da una vita. Social selling diventa fenomeno, un mondo dove non esistono più praticamente le leader di mercato, ma solo competitor. Non sono d'accordo, Davide, i leader ci sono. Ovviamente quando si gioca a piccole carte, tutto cambia. È chiaro che se parliamo di Apple, ok, però in realtà il social selling oramai è praticamente il concetto di punto di partenza che è cambiato nel marketing, ovvero l'arte di generare profitto del social significa che tu devi adattare la tua strategia di marketing a questa nozione. In realtà, quello che io dico sempre è di far fare flipping, ma perché faccio fare flipping? Avete visto le ultime che sono successe con Facebook. Ciao Daniele, cosa è successo con Facebook? È successo che le persone hanno fatto casino, i governi hanno fatto casino, Zuckerberg ha dovuto un attimino mettersi lì sulla difensiva e cominciare a dire ok, come proteggo questa privacy delle persone? Qualcosa dovrò fare, qualcosa dovrò inventarmi, no? Adesso poi c'è sta GDPR maledetta, tutti che sono in panico, fra una settimana scade praticamente, avevamo avuto 2 anni per pensarci, ma nessuno ancora di noi sa cosa fare. Io tra l'altro ho una soluzione, ma poi magari ve la spiego con calma, non stasera. Quindi il discorso è questo, ve lo dico io. Fare flipping ti serve per togliere il controllo da Facebook. Vi faccio un esempio, non so chi di voi fa affiliate marketing, ok? Oppure chi di voi fa ruzzare tantissimo le inserzioni. Arriva un certo punto che se fai girare inserzioni ti scontrerai di sicuro con un ban. Cosa succede nel ban? Che tu hai il tuo bel pixel che hai allenato, va bene? Tu hai allenato il tuo pixel sul tuo sito. Cos'è il pixel? Per chi non lo sa, è una spia che io metto sul mio sito web per controllare il traffico in entrata, no? Praticamente più traffico gli mando, più il pixel si abitua, ok, a vedere il traffico e riesce a capire qual è il traffico migliore per il mio sito e poi mi ricambia donandomi, se io volessi, ok, un pubblico personalizzato e un pubblico simile a quel pubblico personalizzato. Quindi io da lì in uscita posso su Facebook generare un target specifico, ovvero di persone che hanno visitato il mio sito oppure di persone simili che hanno visitato il mio sito. Questo tutto grazie al pixel, che è una spia che si mette lì e controlla gli accessi. Va bene? Fino a qua è facile. Se tu subisci un ban da Facebook, subendo un ban, cosa succede? Che tu perdi il tuo pixel. E quindi? Cosa fai? Hai perso tutto. Allora, ci sono dei trucchi, ci sono delle tecniche avanzate, ne parlavo ieri poi con Valerio, ci sono delle tecniche avanzate per evitare questo, ok? Che magari poi un giorno vi dirò, lo metterò in un mio corso avanzato. Però di base, se tu non sei riuscito a far compiere un'azione velocemente al tuo potenziale cliente, ovvero levarlo da Facebook e portarlo da un'altra parte, rischi di avere
Sto ridendo perché mi fa. Daniele dice un funnellino veloce per vendere mutande con Facebook Ads. Te lo dico io. Fai un funnel velocemente dove fai vedere una donna che si toglie i pantaloni. Clicca qui per vedere cosa c'è sotto. E poi quando clicca, gli fai vedere le tue bellissime mutande. Tempo zero, funnel fatto. Scherzi a parte, le mutande, se fai affiliate, non sono difficili da vendere. Devi sempre tenere a mente il discorso. Tu hai comprato il corso, studiati bene il corso, ma in realtà col format educativo fai quello che vuoi. Le mutande sono ci sono tantissimi intimisti che hanno lavorato con me, forse ce ne sono qualcuno qua, sono registi di mutande, hanno argomentazioni da qua al 2080, quindi clickbait. Clickbait significa forzare il click. Comunque, ragazzi, l'importante, quello che volevo dirvi, è che Facebook sì, ha il controllo di tutto, ma voi, tramite le tecniche di social selling, ovvero il flipping, come lo spiego bene nel mio corso, dovete essere in grado di estrarre il prima possibile, di spostare per fare un'azione nei vostri confronti al vostro potenziale cliente per prendere la mail. Perché con le vostre liste email il pixel si attacca al razzo, quindi voi avete lo stesso il controllo, va bene? Però avete portato sulle mail. Ragazzi, non si sa quello che succederà a Facebook. Facebook in un secondo così gli girano i coglioni, metti una mutanda per dire sbagli e la foto della mutanda è leggermente più bassa, si vede il gettone nel buco del culo, ti banna e tu hai perso tutto. Ci va un secondo. Oppure non sbagli, non si vede il gettone nel buco del culo. Facebook decide perché qualcuno segnala che la tua è un'immagine volgare, boom, ti banna, via, finito tutto, hai perso il pixel, hai perso tutto quanto, di nuovo sei appunto da capo. Quindi in realtà non c'è da preoccuparsi. Allora, i social network, il social selling a oggi non sparirà. Chi vi dice Facebook è fottuto, non credeteci, perché Facebook è una cosa che abbiamo creato noi persone, non l'ha creata Mark Zuckerberg. Noi ci siamo creato questo mondo parallelo, che è praticamente un mondo fuori da noi, ma ce lo siamo creati noi tramite internet. È stata un'evoluzione di internet, ok? Quello che una volta si faceva manualmente, oggi poi si è cominciato a fare con internet, poi si è cominciato a fare con i social network. Cioè prima mandavo la mail con le mail, adesso magari ti cerco direttamente su Facebook. Un tempo cercavo sulle pagine gialle, oggi ti cerco su Facebook. Ce lo siamo creati noi questo mondo, ok? Una volta cercavo le cose usate su seconda mano o il vecchio business, non so di voi chi l'ha mai letto. Poi si è magari passati a trovarlo su subito.it. Adesso c'è il marketplace, no? Stiamo cambiando, cioè noi ci stiamo costruendo queste cose perché sono abitudini di acquisto che cambiano e adattamenti alle abitudini di acquisto. È per quello che è importantissimo conoscerle bene. Quindi, in realtà, ragazzi, non c'è da preoccuparsi, i social ci saranno sempre. Siamo noi che dobbiamo adattarci a quello che succede di conseguenza. Quindi, in realtà, se adesso la privacy rompe i coglioni, ragazzi, face curb, come si dice in Piemonte, e cerchiamo di portare più prima possibile fuori dal cazzo le persone da lì, quindi flipping subito. È ovvio che devo governare un attimino il mio social selling, ovvero quello che faccio sui social per far spostare una persona all'altra. Una persona oggi ha sempre meno interesse a seguire quello che dice una persona, cioè la soglia dell'attenzione si è ridotta tantissimo. Le persone vogliono tanto di più in meno tempo, quindi bisogna saperglielo dare. Bisogna saper vendere questa cosa e soprattutto adattarla ai social network. Stamattina parlavo con una ragazza che mi chiedeva: Marco, ma io posso, io so già fare le inserzioni, no? A cosa mi serve il corso e ads se non serve un razzo? Gli ho detto: guarda, io non ho idea del tuo livello, ma in realtà questo corso è unico nel suo genere perché, ragazzi, è andato a prendere un argomento che non ha preso mai nessuno, ovvero come devo impostare la strategia che parte dai social, perché tutti la fanno facile, cerca il target, hai trovato il target, buttaci un prodotto e vai, ma non è così, non è così. Persino scrivere un headline, se tu fossi un copy, è diverso perché poi tu devi riportarla su un post di Facebook, hai
un concetto differente. Le persone hanno una domanda latente, ok? Non è una domanda specifica sui social, difficilmente la intercetti, quindi cambia completamente il concetto. Ecco perché bisogna adattarsi ed ecco perché vi dico che bisogna il prima possibile levare dalle scatole le persone dai social, fagli fare flipping, portatele sulle mail, ma delle mail attenzione, portatele magari sul sito, ok? Dal sito cosa fai? Portatele a strisciare la carta di credito, a comprare, a cliccare, a fare un'azione più importante, o inizia magari chiedendo la mail e poi vai con cose più importanti. E ragazzi, bisogna sempre flipping, ok? Per dire, Luca si occupa di Instagram, ma cosa succede? Cosa fai tu con Instagram? Una volta che tu vedi su Instagram che hai fatto il tuo scroll e trovi qualcosa che ti interessa e clicchi, devi portarlo fuori da lì. Portare fuori da Instagram ha un altro livello di difficoltà che Facebook, però bisogna fare così. È quello, ragazzi. Vendete in affiliate, sarà sempre più difficile. Anch'io faccio affiliate con Luca, facciamo già qualcosa, e non sono nel mercato italiano, ragazzi, sarà sempre diverso, perché Facebook non tollererà più tantissimo il link diretto. Cos'è affiliate, ragazzi? È praticamente vendere un qualcosa conto terzi, detta proprio facilmente. Tu metti in contatto chi vuole comprare un determinato prodotto con chi vende un determinato prodotto, tu fai in mezzo, non è il dropshipping ma proprio affiliate marketing. Facendo questo tu prendi una commissione, ok, che può variare di percentuale, no? Ci sono più cose che si guadagna più, cose che si guadagna di meno. In realtà tu cosa fai? Butti un sacco di traffico su annunci con un link diretto e a tot di mandare, se poi le landing page sono fatte bene, tu ci guadagni, no? Perché guadagni in vendite, e quindi diventa un mandare traffico. Ma in realtà oggi non funziona più così, perché Facebook si è stufato, le persone si sono stufate, le persone cercano un altro approccio sui social. Perché voi state seguendo sta diretta? Perché ci sono io che parlo, sono in live, sto bevendo un tè, cazzarola, non posso non esistere. Vi parlo per ore e voi seguite, e vi seguite anche le mie dirette. Cioè è differente questo da un link diretto compra il corso di Marco Doria. Probabilmente non l'avreste comprato. Tanti di voi l'hanno comprato perché l'ha suggerito Valerio Conti. Valerio ve l'ha suggerito, c'è quel partner di amicizia, noi siamo colleghi, amici, ed è normale, ok? Che sia, cioè, c'è un qualcosa in più, un link diretto oggi non funziona. Ciao Francesca Gatto, ti sei fatta i capelli scuri? Zacchetto, domani mattina mi serve l'attrezzatura, te lo dico in diretta, e non ti provare a dire di no. Voi come state? Avete fatto ponte? Qua si è lavorato duramente, sto preparando un mega corso live, sto testando anche un nuovo software di marketing automation che è una bomba, ragazzi, cioè sul mercato non c'è niente del genere, poi un giorno ve lo farò vedere, ma è una roba micidiale, mostruosa, cioè non ho mai visto nulla del genere, ragazzi, cioè, altro che click funnel è proprio roba dei poveri rispetto a questo, una bomba veramente, ed è una figata, perché praticamente riesci a creare funnel velocemente e riesci a impostare i funnel in maniera specifica sulle richieste delle persone. In poche parole è interattivo, il funnel cambia in base alle esigenze delle persone. Daniele dice: cosa intendi per link diretto, seguire degli step interazionali? Link diretto è praticamente tu fai un post con scritto il link della pagina di vendita e spari traffico. Elisabetta dice: il ponte della Dissolve. Stai stirando, Elisabetta? Ci avrei anch'io delle camicie da stirare, ma io stiro solo in emergenza. Tra l'altro, ricordate quella foto che avevo messo mentre stiravo prima del live? Ma io, scusa, ma faccio prima mandare tutto in lavanderia? Mi rompo veramente le palle. Vabbè. Comunque non avete fatto un cavolo, avete fatto il ponte della Ghisolfa. Zacchetto dice: non ti do niente, paga. Ma sì, col cavolo mi serve. Sei tu che dovresti pagare per darmi la roba.
State vedendo quelli in Ferrari su Facebook, sono bellissimi. Ragazzi, io un giorno o l'altro racconterò la vera verità di chi lavora online, perché alla fine tanto noi ci conosciamo tutti, c'è qualcuno che va in giro in elicottero, in Ferrari. Ragazzi, non è vero niente, non è vero niente. Tra l'altro ho messo una foto l'altro giorno sulla mia pagina, che stavo lavorando con Luca, dove ho scritto: non è vero che siamo a Torino, in realtà siamo a Miami, stiamo per prendere la Ferrari e stiamo per andare a Donne. Una sotto mi ha scritto: già pensavo che come social selling non valesse, come social seller non valesse un cazzo, ora che hai scritto questa frase o capisco ancora di più. Ho detto: ragazzi, cioè io devo mettere gli schemi, che stavo scherzando, cioè si vede, cioè se tu avessi seguito la diretta vi ho fatto vedere anche la collina di Torino, cioè vabbè. E in realtà sì, c'è qualcuno che mostra cose che non ha, e la tendenza, ragazzi, è mostrare molto di più di quello che si ha. Non so perché funzioni, probabilmente funziona molto meglio per gli opportunity seeker. Chi sono gli opportunity seeker? I cercatori di opportunità. Sono persone che stanno sul web tutto il giorno a cercare la pillola magica per fare soldi. In realtà, queste persone continuano a comprare corsi, non cavano un ragno dal buco, nel senso non fanno una lira, però si fanno attrarre da questi personaggi che arrivano con l'elicottero, con la fune. In realtà poi non è vero, ma sono in salotto col telo verde e la moglie col ventilatore nei capelli, però vabbè, gli piace e attira. In realtà la vita dell'internet marketer, ovvero l'internet marketer style, lifestyle, è praticamente lavorare, 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 lavorare. Noi lavoriamo talmente tanto che voi non avete neanche idea. Ieri ho incominciato alle 7 di mattina e ho staccato poi alle 1:30 di notte, non mi sono fermato un secondo e non ho la Ferrari, hai capito? Non ce l'ho perché sono tutte balle. La prossima volta metti i piedi a mollo, così fa subito aperitivo in piscina. Ragazzi, sto per fare un video che vi farà ammazzare da ridere. Sto per fare un video che vi farà ammazzare la vita, mi raccomando, seguitelo. Ciao Gino, come stai? Come va giù dalle tue parti? Come va? Si fa il vino degli castelli? Va bene. Ok, ragazzi, quindi niente, allora ricapitolando, ricordatevi, non vi preoccupate di quello che sta per succedere, GDPR, Facebook, cazzi e mazzi, sì, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di cambiare le cose. Il vero lavoro di marketing è adattare tutto il sistema a quello che accade, ok? Se fossimo rimasti alle tecniche di marketing dell'età della pietra, probabilmente andremo solo in giro con la Bibbia sotto il braccio e faremmo gli evangelisti anche noi. Quindi in realtà, cioè l'unico marketing che c'era era quello religioso. In realtà non ci interessa, e le truffe. Ci dobbiamo evolvere, dobbiamo seguire quello che sono gli stilemi, il traffico. È arrivato un drone. Che bello. Questi sono i drin drone, ok? Quando sentite drin drone così, Stripe, vuol dire che è arrivato un pagamento. Ed è bellissimo. Non c'è niente di più bello. Ecco, come dicevo, bisogna adattare alla situazione. Oggi social selling è il metodo migliore per cominciare a fare un business che genera profitto in fretta e velocemente, ma per fare questo bisogna considerare una serie di fattori, quindi mettere i tasselli nella giusta posizione per farli funzionare. Ecco perché è nata l'esigenza di creare un corso tipo quello che ho fatto di un altro PIM, di, come si dice, di delle altre non servono a niente, è un altro PIM. Scusate, ma si va avanti a PIM qua. Bellissimo. Quando scendo giù a trovarmi, ma guarda, dovevo andare a Roma, ma non so se ci andrò alla fine. La pillola magica è alzarsi, aprire il PC, chiuderlo quando gli occhi non regolo. Sono andato a fare un meeting 4 giorni in Sicilia, bello fresco, mi sono portato due costumi, sono rimasti nella borsa. Il mare l'ho visto solo dall'aereo. Hai visto Luca, che poi era l'Affiliate Day con Marcello Marchese, no? Sì, in sostanza è quello. I meeting di lavoro, ragazzi, scrivo anche qua. Cioè, ecco, adesso vi scrivo la tecnica per fare i soldi, è questa qua, lavora barbone, perché in realtà, ragazzi, non c'è nessun trucco. Cioè, si può girare la Ferrari, non c'è, non è la
la Ferrari, è tirare fuori i soldi dai social, quello è, ok? Quello è. Poi se tiri fuori i social fregando le persone facendo vedere che la Ferrari è un altro discorso, non è il discorso che io c'ho Doraemon là dietro, qua dietro, cioè qua, cazzo me ne frega a me della Ferrari. Poi affittare una Ferrari, ragazzi, non è che ci va tanto, vai alla concessionaria, affitti la Ferrari, ti fai un video, la riporti, gli dai 1.000 euro, sei a posto. A proposito, io stasera stacco un po' la spina, mi vado a allenare un pochettino. Zacchetto, domani ricordati che dobbiamo fare quel lavoro, passo di mattina, dopo ci sentiamo. Niente ragazzi, adesso sto testando questo nuovo software che è una bomba, vi dirò poi qualcosa, ma veramente cioè solo a vederlo, cioè ragazzi sono tutti i funnel già fatti, tu devi solo se sei un attimino una persona che ha le idee in testa. Ah, questa volta Giuseppe dice non sono io a fare prim. Ragazzi, ma il prossimo print sarà, non sarà un gain, perché venderò l'Academy dal valore di 1.000 euro. Quindi quando sentirete il rumore sarà molto forte, perché giustamente Stripe mi dà una notifica più potente quando ci sono strisciate da 1.000 euro. Comunque sì, la prossima ci sarà il lancio dell'Academy, c'è una mega sorpresa per voi, ovviamente. L'Academy è una bomba, ragazzi, cioè non esiste niente in Italia, non lo dico per fare il solito discorso di marketing, ma non esiste niente in Italia del genere, soprattutto perché è fatta, cioè è proprio creata per essere un percorso, ragazzi, che parte da zero e ti porta ad avere un business chiave in mano su Facebook, e se non è il tuo, perché lì potrei anche vedere. Ciao Luca. Il nome, sì, ve lo dirò, ma non stasera, fatemelo testare prima. Luca mi chiede il nome del funnel, sì, ma non stasera. Dammi tempo di testarlo, perché ce l'ho in anteprima, sono un early adopter, lo devo testare, ma ragazzi è una bomba. Vi dico una bomba a mano, cioè, in realtà tu hai già dentro aree riservate per creare videocorsi piuttosto che mettere materiali per i tuoi clienti. In automatico gestione del carrello, pagamenti PayPal, Stripe, più one click sell, upsell, nel senso che quando uno ha messo i dati, tu fai un upsell dopo senza rimettere i dati, soltanto con un click te lo prende, ma su tutti e due i metodi di pagamento, non solo su PayPal o su Stripe, come ci sono in quelli americani con Tricard, eccetera. Siamo, ragazzi, siamo andati oltre qua. In più c'è l'auto timer che funziona realmente siamo a livelli alti. Quindi fatemelo testare, poi ve lo dico, perché tanto per qualcuno magari sto parlando arabo. Mi raccomando, ragazzi, state sul pezzo. La prossima volta vi spiegherò meglio com'è l'Academy. L'Academy, come vi dicevo, è una bomba. Sono veramente fiero di quello che sta venendo, ma soprattutto sono veramente fiero di come la sto per lanciare, perché sto per fare una cosa che nessuno ha mai fatto. Non so se funzionerà, ma ci proverò. Cioè, nel senso, funzionerà, funziona, ma sto facendo una cosa che non ha mai fatto nessuno, perché sto dando un bonus che vale il triplo. Ciao Biasi, come stai? Tutto bene? Si è venduto oggi? Si è venduto preventivi oggi? Sai che mi preoccupo sempre se hai venduto i preventivi. Quindi, boh, ragazzi, questa live è stata bella, alle 6:30, sono contento, mettete qualche like. Intanto vi scrivo via mail. Prossima tappa Face Fast, ce l'abbiamo il 24 maggio, se non ricordo male, anche lì ho una bella sorpresa per voi. Sì, il 24 maggio c'è Face Fast, infatti non vi parlo dell'Academy finché non abbiamo fatto Face Fast. Ok? Poi per chi non sa cosa sia Face Fast ve lo spiego, arriveranno le mail, tutto quanto. Però rimaniamo sul pezzo, ragazzi, il social selling dà paura. Voglio cavalcare l'onda, nel senso voglio darci di brutto. Tra l'altro sto testando, cioè parallelamente a quello che io dico qua, in un altro mondo io sto cercando di testare cose nuove per capire quello che succede, quindi quello che succederà.
E il 15, Francesca, non mi dire cose che non sono vere, devo andare a controllare. Non è qui. Ah, aspetta, sì, c'ho il calendario di aprile. Forse hai ragione. Sì, il 15 maggio, hai ragione, sì. Va bene. Grazie, Francesco Gatto, ti girerò un bonus per questo. Un biscotto. Grazie. Va bene ragazzi, allora vi saluto, io vado a quel paese, vi ringrazio per avermi seguito, continuate a comprare che vi fa stare bene, vi mette in pace con la coscienza e soprattutto mi aiutate quando sento il dlin delle vostre vendite, mi aiutate a stare bene e soprattutto a stare in forma. Ora vi saluto, mi raccomando, ci sentiamo in questi giorni, domani stessa ora vi annuncio sulla pagina e sul mio profilo, va bene? Ciao ragazzi, mettete un po' di like, fate un po' di condivisioni, tirchi maledetti come se si pagasse. Ciao a tutti, buona serata.